Buongiorno a tutti, nuovo video di prodotti finiti. Ci ho messo un po' a farlo, ma le tempistiche si sono un po' allungate. Vado via veloce così spero di metterci un po' meno. Allora, vi faccio vedere subito. Ho la mia famosa sportina che si è riempita nel giro di poco. Vi faccio vedere questo, che voi direte: ma non l'hai finito perché ce n'è ancora metà? No. Ho finito questo prodotto, questo shampoo della Fructis Hydralis, shampoo fortificante, disciplina, olio d'argana più aminocheratina, capelli difficili da lisciare, crespi. Allora, nel mio caso sono crespi. E voi lo vedete adesso è già a metà perché l'ho già ricomprato, quindi l'ho già smezzato nella sacca della piscina, praticamente metà a casa e metà qua. E mi sono trovata bene, liscia, devo comunque perfezionare le punte con la piastra, però considerate che poi non uso prodotti di styling, liscianti, eccetera, quindi solo questo, un po' di piastra, i miei capelli stanno comunque belli, belli dritti, sono anche, penso, mi sembra lucenti, quindi insomma, diciamo che mi trovo bene. L'ho trovato a meno di 2 euro, mi sembra, forse anche in offerta 1,50 euro, comunque mi sembra che costi meno di 2 euro. Poi ho finito, ve li faccio vedere velocissimamente i famosi dischetti della Lidl, quelli piccoli e mi sembra anche quelli grandi. E mi trovo comunque bene. L'unica cosa che stavo ultimamente pensando di passare a quelli di cotone, bambù, insomma, quelli poi lavabili. Devo valutare un attimo perché devo capire quanto inquinano questi rispetto a fare una lavatrice. Penso si lavino in lavatrice, non lo so, mi devo informare, quindi vedrò se continuare a comprarli. Ne ho ancora, quindi finisco quelli, poi valuterò. Poi, ho finito? No, ma butto via questo panno perfezionatore di Pupa. Panno detergente perfezionatori viso, occhi, labbra. Allora, lo butto via semplicemente perché si è macchiato durante un viaggio con del fondotinta che io ho odiato, Leave 'n Better Clinique, quindi ve lo dico già. Allora, questo panno è rigido, è tipo di lattice, credo. E vabbè, forse voi adesso non lo vedete neanche, ma sembra anche pulito. È tutto macchiato praticamente. No, forse è rosa, almeno il rosa si vede? Sì, il rosa si vede, almeno quello. Ho detto, vabbè, insomma, siccome è bianco, vederlo sporco comunque di fondotinta mi dà comunque l'idea che non sia pulito, che non mi pulisca la pelle, quindi lo butto. La soluzione alternativa, voi non mettetevi a ridere, ho preso dei panni di lattice, di quelli che si trovano al reparto spugne per la casa, al supermercato, e mi trovo benissimo con quelle. È un po' più spessa, ma fa esattamente lo stesso lavoro, quindi diciamo che, a parte che non l'ho più visto, se devo essere onesta, ma non l'avrei ricomprato, e anche perché costava tipo 8-9 euro, meno di 10, ma si avvicinava. E i panni di lattice costano 1 euro, 1,50 euro forse, e sono più grandi. Poi vediamo cosa posso fare veloce, veloce. Allora, ho finito questo sapone mani della Sien, quindi preso al Lidl. Mi sono trovata bene. Sono quei saponi che si trovano ciclicamente, quindi. Questo era coi fiori di mela, aveva veramente un buon profumo e non l'ho ritrovato, magari si ritroverà in primavera, non lo so. Comunque, insomma, i saponi mani della Lidl, io mi trovo sempre bene, quindi non seccano le mani, mi trovo bene. Poi, ho finito l'ennesimo struccante bifasico di Nivea, quindi adesso ne sto già finendo un altro in realtà, quindi vabbè. Comunque lo compro, lo ricompro, quindi non sto lì a dirvi. Ho finito questo. Questo era un campioncino. Io non so neanche se questa marca si trova. Arrogance Passion. Vabbè, era nella sacca della piscina. L'ho finito senza infamia e senza lode. Era un campioncino, quelle tipo coi giornali, una cosa del genere. Poi ho finito, così faccio in fretta, l'ennesimo dentifricio Bio Repair, quello classico, quello verde. Mi trovo bene, non ho problemi di sensibilità ai denti, quindi lo compro, lo ricompro, lo alterno in questo periodo molto meno perché non l'ho ancora aperto. E quello sbiancante, però di base faccio quasi tutti i lavaggi con questo e qualcuno con quello sbiancante. Poi ho finito questo che me l'avete già visto
anche questo è sempre della linea della Sien, comunque quando fanno i prodotti bio. È l'intimo rosmarino, timo e menta, me lo avete già visto, mi sono trovata bene, io non ho particolari problemi a livello intimo, quindi l'ho ricomprato quando l'ho trovato, mi sono trovata di nuovo bene, dovesse esserci, magari lo ricomprerò anche. Poi ho finito questo shampoo dei provenzali all'aloe. Per capelli deboli e sfibrati. Allora, io mi sono trovata molto bene con questo shampoo. Non mi ricordo quanto l'ho pagato perché è rimasto fermo nell'armadio qualcosa tipo un anno e mezzo. Tant'è che avevo comprato anche il balsamo assieme. Il balsamo, quando sono andata ad usarlo, si era completamente separato. Ho provato ad agitarlo, non è tornato quello di prima. E quindi quello l'ho proprio cestinato senza nemmeno usarlo. Con questo invece shampoo mi sono trovata bene, deterge bene i capelli, li lascia comunque puliti senza appesantirli. L'unica cosa è che la faccia che è biologico, che bello, l'aloe, brucia da morire gli occhi. Quindi non lo ricomprerò per quel motivo, ma perché ribadisco, mi sto trovando bene con questo. Quindi poi quando mi trovo bene con un prodotto difficilmente cambio. Ok, poi veniamo a questo forse me l'avete lo stesso già visto, è la crema mani della Jouer, no, quello che è, lo sapete che io li taglio e cose. Allora, io mi sono trovata bene, è forse una delle migliori creme mani che io abbia mai usato, che quando ho le mani tanto secche, mettendola ovviamente non una volta, però magari 2, 3, 4 volte nell'arco di una giornata, le mani stanno già molto meglio. E quando faccio lavori manuali, creazioni, eccetera, con i metalli, eccetera, le mani si seccano tanto. Non riesco ad usare i guanti perché perdo un po' di sensibilità e mi rendo conto che poi con questa crema qui, mi trovo veramente bene. L'ho già anche ricomprata, nonostante ne abbia altre da finire, però per ogni evenienza ce l'ho. E poi ho finito questa crema viso della Sien. Dopo, se riesco, mi metto le foto di tutto con gli inci. Per il viso alla mandorla. Allora, ha un buon profumo, si vede, sì, mandorla. Idrata, comunque idrata e nutre. Per pelli sensibili, cicico, bla bla bla. Allora, ha una consistenza molto fluida, quindi si assorbe molto facilmente. Io l'ho usata nell'arco di 2 mesi, massimo 3. Ho visto, mi sembra fosse un video in cui di Ambra, osservatrice Scaltra, scusate le notifiche, mi mancavano, in cui diceva che dopo i Ma qua c'è scritto 12 mesi, comunque diceva che mi sembrava fosse un prodotto simile, dopo 3-4 mesi era da buttare perché iniziava ad avere un odore sgradito. A me non ha durato così tanto, quindi non so dirvelo. Però mi è piaciuta molto perché si assorbe molto facilmente, sotto il trucco nessun problema, quindi dovesse essere probabilmente la ricomprerei. Unica, diciamo, nota dolente, che per me non lo è, però io ho la pelle che poi d'inverno ha bisogno di un po' più di nutrizione, quindi questa, considerato che adesso ci sono tipo 2 gradi di giorno, è un po' poco e me ne sto accorgendo perché sto usando una crema molto più grassa e la mia pelle la sta bevendo. Quindi diciamo che secondo me in inverno, per chi ha la pelle tendenzialmente secca, non è consigliatissima. Poi ho un po' di prodotti, ho 3 burro cacao finiti. Allora, questo della Burbase l'avevo preso in vacanza, cos'era? Con l'olio di melograno. Allora, mi sono trovata bene, lo usavo prima di truccarmi, quindi lo mettevo su e almeno mi idratava un po' le labbra. Adesso, per esempio, sul burro cacao, questo è proprio finito, se no lo mettevo di nuovo. Perché ieri ho messo una tinta labbra, è carinissimo. Ho messo una tinta labbra di Nabla e ho le labbra screpolatissime oggi. Comunque, vabbè, sono tutti proprio finiti, finiti, non c'è niente. E ovviamente non lo ricomprerò perché l'avevo preso negli Stati Uniti, quindi è un po' difficile andare a ricomprarlo, però mi ero trovata bene. Poi ho
Ho finito questo della Sienna alla calendula, senza infamia, senza lode, dico fortuna che l'ho finito. Questo l'ho finito veramente in fretta perché fa poco effetto, idrata secondo me poco e di conseguenza applicandolo 3, 4, 5, 10, 20 volte al giorno ho fatto in fretta a finirlo e quindi vabbè, non lo ricomprerò anche se magari ovviamente vado al Lidl, non mi ricordo che non mi ero trovata particolarmente bene, finisce che magari lo ricompro, ma vabbè. E al contrario, mi sono trovata bene con questo della Benecos. Questo mi sa tra l'altro che me l'hanno proprio da. Sapete quei prodotti aggiunti agli ordini online per aggiungere le spedizioni gratuite? Questo mi sa che però non aveva né una scatolina né. Mi pare un po' strano perché doveva esserci. Doveva esserci comunque una lista degli ingredienti, comunque un inci dovrebbe esserci, ma qui non c'è. Con olio di oliva e burro di cacao, però mi sono trovata bene e ho avuto modo di provarlo durante un mercatino a dicembre. Faceva particolarmente freddo, quindi l'ho applicato più volte durante la giornata e devo dire che mi sono trovata, mi ha veramente salvato le labbra. Non credo comunque lo ricomprerò perché ci sono talmente tanti burro cacao che vendono in giro nei negozi. Anzi, lo dico in anteprima, ho preso perché li ho trovati in offerta in farmacia quelli della Zhuawei, per questo li provo. E poi i prodotti beauty. Madò, allora, mi accingo a cestinare questo Hypnose Star di Lancôme. Questo era un campioncino perché si è seccato. Allora io mi sono trovata bene, non particolarmente con lo scovolino, perché ha fatto un po' a cono qui e poi è piatto girandolo, insomma non è proprio conico. Vabbè, si è seccato, però mi ero trovata veramente bene, lascia delle belle ciglia folte, come piace a me, insomma, quando che si veda, cioè adesso voi non lo vedete, ma io ce l'ho su, non si vede, ma ce l'ho, cioè non ho questo ovviamente, però mi piace comunque che anche di giorno le ciglia siano belle visibili, quindi io non faccio distinzioni mascara di giorno e mascara per la sera, assolutamente no. E non lo ricomprerò perché comunque io mi trovo bene anche con quelli della Essence che costano un decimo, quindi senza infamia e senza lode. Poi mi accingo a cestinare perché si è seccato, è finito, ma si stava già seccando questa base fissante occhi della Clarins. È fatto a quelle a pennarello, quelli che si girano ed esce il prodotto. Allora è finito e quindi così. Allora, chiamarla base perfezionante occhi luminosa, eccetera. Io non ho più la scatolina di questo, quindi l'inci purtroppo non ve lo ricaverò. Allora, io ho la palpebra oleosa, quindi usarlo come base per me non esiste. Lo usavo sotto per, diciamo, illuminare un po', ma lo usavo anche sul viso, perché tanto io e i correttori non andiamo d'accordo. Io anche adesso non ho su correttori, perché vabbè, sono fatta così. Metto il minimo indispensabile. Poi ho finito questo fondotinta della Bourjois, l'Healthy Mix, non l'Healthy Mix Serum, mi raccomando, l'Healthy Mix normale. Questo è uno dei miei fondotinta preferiti, punto. Penso di non dover dire altro. L'unica cosa è che ho preso il colore 54, che non so perché il 52 è il vaniglia, il 54 non so cosa. Ah, beige, ecco, l'ho scritto qua. Perché avevo un altro fondotinta, in realtà credo anche di un'altra marca, tanto chiaro, quindi l'ho preso leggermente più scuro della mia carnagione per mixarli, però di suo questo è sicuramente uno dei fondotinta che a me piace di più in assoluto perché ha una buona coprenza e d'inverno io la necessito per le, cioè non le cuprose, però la pelle è ipersensibile agli sbalzi di temperatura caldo-freddo, quindi cerco qualcosa che a livello proprio di
di guance mi protegga, ecco, mi faccia proprio il classico, mi viene a dire mascherone, ma in realtà poi è leggero sulla pelle, però che protegga. E io l'avevo provato una volta, l'avevo preso a Londra in vacanza perché vedevo l'Iseldrige che lo usava e ho detto adesso provo sta marca, costava 10 sterline, quindi anche un prezzo più che ragionevole, e l'ho ritrovato al Tigotà. E costa, non mi ricordo perché l'ho preso l'inverno scorso, ma l'ho pagato tipo una ventina di euro, non mi ricordo. Non mi ricordo. Mi sembra 14, ma forse ho preso qualcos'altro a 14. E sto provando perché ne ho sentito parlare tanto bene l'Healthy Mix Serum, che è buono, però è più leggero, più cremoso, una copertura più bassa. Io con questo ne sto usando un altro della stessa marca, però penso che poi può essere che lo ricompri se non mi viene la sfilza di prendere qualcosa di particolarmente costoso. Poi mi accingo a cestinare perché è finita, non ce n'è più. Allora, questo è il Cole Casual della Kiko, il numero era il 603, ma non vi interessa perché hanno cambiato numerazioni, formati, eccetera, quindi ve lo dico solo perché da una parte ha la cosa, la matita, dall'altra aveva la spugnetta per sfumarlo, che usavo anche gran poco, non riesco ovviamente più a temperarlo, non ci sta neanche più il tappino. E, io lo compro, lo ricompro perché io faccio fatica ad usare le matite occhi, per me sono già troppo dure e mi trovo bene con i Kohl Kajal e quindi mi trovo bene, faccio la riga all'attaccatura delle ciglia e leggermente qua sotto perché non metto il mascara sotto perché non mi piace, però l'effetto ottico è comunque quello di avere molte più ciglia inferiori anche. Non mi sbava, eh? Sono andata a ricomprarlo, non l'ho trovato, quindi vi dico, era la 603 marrone classica, ne ha tre formati diversi. Adesso ne ho ripresa una che non mi ricordo perché la commessa mi fa: perché questa è solo per la rima esterna, questa la puoi mettere anche sulla rima interna. Alla fine ho preso la semiautomatica, mi sembra, quella automatica che ha il temperino incluso. E che poi c'è anche della L'Oreal e di tante altre case, la proverò. Comunque, questa mi è dispiaciuto in realtà non trovarla. In alternativa, avevo preso, provo perché costava poco, questo Kohl Kajal di Sien, che lo vedete nuovo, che cestinerò perché è veramente duro alla stregua di una matita e quindi per me non ha assolutamente senso. Faccio veramente fatica a segnarlo l'occhio, quindi assolutamente non va. Mi sto trovando già meglio con una che ho preso casualmente della Essence, sempre Kohl Kajal. Ho finito, ce l'ho fatta. Sono andata via velocissima. Niente, ci vediamo al prossimo video. Vi farò però, mi sa, forse una recensione di un prodottino che non mi è piaciuto tanto. Spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo. Ciao!